Noi sapevamo che eravamo di fronte alla corazzata del campionato, questa è la squadra che deve vincere per quello che ha speso sul mercato, per la qualità tecnica e fisica dei giocatori. Abbiamo subito troppo nei primi due quarti le loro percentuali al tiro, che sono state da tre stratosferiche, per loro capacità e anche secondo me per nostri atteggiamenti difensivi un po' poco intensi. A inizio del terzo quarto siamo andati a meno 22, meno 24 e la partita sembrava finita. In realtà questa è una squadra che ha combattuto come Spezia, ha abbassato l'intensità difensiva, abbiamo ritrovato fluidità e siamo riusciti a giocare il nostro basket, perché è un basket che deve essere di velocità, di contropiede, di gioco in transizione. Noi abbiamo difficoltà ad attaccare le difese schierate perché fisicamente spesso soffriamo negli uno contro uno. Però con ritmi alti, con grande volontà, questa è una squadra che ha grande carattere e anche della qualità tecnica. Per cui io, al di là della sconfitta, sono molto contento, perché perdere di 10 punti contro questo genere di avversari è un motivo di grande soddisfazione. Teniamo presente che rispetto all'anno scorso questa è una squadra molto molto rinnovata, perché questa sera c'erano in campo un sacco di giocatori nuovi, a partire da Giuseppe Calabrese che giocava nel Recco, a Matteo Giovarelli che giocava nella Vis. In pratica Michele Tassisto era addirittura fermo perché non ha quasi mai giocato lo scorso anno Rapallo. Marco Anigoni è un giocatore di ritorno, ma per noi è nuovo quest'anno. Mattia Costa e Matteo Borella hanno in pratica debuttato, provenienti dal settore giovanile. Della squadra dello scorso anno in pratica c'erano solamente Di Benedetto e Magagnotti questa sera. Considerando che è terribile, l'anno scorso ha giocato quasi un terzo di campionato, forse meno. Abbiamo avuto sfortuna quest'anno perché abbiamo iniziato con degli infortuni anche strani, delle distorsioni, dei problemi alla schiena, nemmeno infortuni muscolari. Questa è una squadra, secondo me, che ha del potenziale, ha grande voglia, noi abbiamo buoni giocatori, siamo già diventati una squadra, dobbiamo crescere, l'obiettivo è continuare a crescere, perché secondo me con questo entusiasmo si possono vincere tante partite, non so quante, però può essere molto divertente la stagione e, ripeto, crescere individualmente e di squadra. Come vivi questa nuova esperienza al timone dei Cinghiali Biancorossi? Molto coinvolto, perché sono molto coinvolto dall'entusiasmo che hanno i ragazzi, nel senso che è un gruppo molto giovane, mi piace allenare qui perché mi sento a casa, da Fabrizio Magagnotti a Gottelli, a Lasagna, tutto lo staff che mi dà una mano. Quest'anno ho un vice allenatore che è preziosissimo, che è Jacopo Croce, e che voglio ricordare perché il suo lavoro in staff con me mi aiuta moltissimo. Sono contento perché si viene volentieri in palestra, c'è entusiasmo, si lavora sui propri errori per spostare in avanti i propri limiti. Io credo che questa sia una bella filosofia. Giuliano, il Villaggio ha avuto un calendario sicuramente non facile in avvio, il CUS alla prima giornata ha dato anche sfiorato la vittoria, ora lo Spezia, per ammissione anche dello stesso Andrea Grandi, insomma lo Spezia è obiettivamente uno squadrone. Voi lo avete visto la prima giornata sul loro campo, anche se anche voi avete giocato un'ottima partita contro gli Spezzini. Sì, direi che Spezia è la squadra più attrezzata, assieme ad Ovada, che andremo a incontrare noi la prossima giornata per la promozione. Su un impianto già ottimo che l'anno scorso e l'anno prima comunque aveva per tanto tempo, diciamo così, abitato i quartieri alti della classifica, sono stati inseriti due giocatori che per la nostra categoria possono essere considerati tranquillamente dei fuoriclasse: Penè e il greco Papadakis, che nessuno conosceva, stranieri però, due stranieri veramente di alto livello. Per quanto ci riguarda, a Spezia abbiamo sfiorato il colpaccio, sicuramente contro una squadra non ancora rodata, non ancora al meglio, però ce la siamo giocata veramente fino alla fine e con qualche rimpianto e lasciamola così. Il Villaggio è stato sfortunato sicuramente nel calendario, perché il CUS è una squadra che poi alla fine comunque verrà fuori e anche questa si giocherà le prime piazze, Spezia seconda in casa, subito una via in salita.
Ora veniamo alla Tiguglio, una squadra completamente rivoluzionata rispetto all'anno scorso, sono rimasti pochissimi giocatori, c'è anche un nuovo allenatore, Daniele Villani. Allora vediamo le immagini della gara sfortunata per i sammarinetesi che hanno perso in casa con Ponte Carrega, e al termine le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da Daniele Villani, coach dei sammarinetesi. Le immagini sono del nostro Giovanni Tassaro. I ragazzi hanno reagito soltanto negli ultimi due quarti, sui primi due siamo partiti molli come è successo già a Ovada, abbiamo reagito, siamo rientrati in partita, abbiamo perso alcune occasioni per arrivare punto a punto e dare la parola fine alla partita, però i ragazzi stanno crescendo, il gruppo cresce, la prossima c'è il derby e vediamo di non partire così molli e partire forte. Giuliano, Daniele Villani ha la sua prima esperienza da allenatore capo in una C regionale dall'inizio, l'anno scorso poi a Ponte Carrega dove giocava ha dato anche un po' una mano a un certo punto in panchina. Si è preso, se vogliamo, un po' una bella sfida, anche se vogliamo un po' una gatta da pelare, perché è una squadra questa completamente nuova, sono rimasti pochi giocatori rispetto all'anno scorso, c'è sempre un giocatore come Pappalardo che comunque per la C2 sicuramente è un lusso, Zivanovic che è sicuramente un ottimo playmaker, sotto canestro chiaramente la Tiguglio fa fatica in questo momento, è anche un po' in difesa, anche se sta segnando parecchio tutto sommato. Sì, per il buon Daniele direi un esordio abbastanza difficile, squadra completamente nuova, al primo incarico non è male. Io quando sono passato dal settore giovanile ad allenare la prima squadra, le mie belle difficoltà le ho avute, capisco anche lui che tra l'altro vedo che gioca anche, quindi... Sì, questa partita, Ovada prima giornata no, questa partita ha giocato i primi minuti, il primo quarto ha cercato di dare una mano, ma per sua stessa missione insomma è un problema, giocare a allenare veramente non credo sia possibile a nessun livello, meno che mai credo da noi. In realtà del Tiguglio nessuno di noi riesce a dare un'identità così, perché li conosciamo anche poco, visto che finora sono una squadra piuttosto strana, che comunque si è giocata tutte e due le partite contro due buone squadre, quindi andare a vincere a Santa sarà comunque molto difficile. Allora, a proposito, diamo subito un'occhiata al prossimo turno, terza giornata del girone d'andata di questa C regionale, e apriamo, almeno in ordine di calendario, con il primo derby della stagione, parlando di campionato, vale a dire Tiguglio proprio contro Rapallo. Già è un po' una classica che torna, esatto. Proprio il derby del Tiguglio occidentale, Tiguglio-Rapallo, si giocherà sabato alle 18:15 a Santa Margherita. La Pontremolese ospita invece il Villaggio, che proverà a sbloccarsi giocando appunto in casa della squadra dell'estremo Levante, sabato alle 18 questa partita a Pontremoli. Il Sestri Ponente giocherà in casa del Ponte Carrega, sempre sabato alle 19, quindi in via Allende a Genova in casa del Ponte Carrega. Poi una sfida tra il CUS Genova, padrone di casa, e la Meglia, che si gioca sabato alle 18:30. Poi Giuliano, veniamo a voi, trasferta dura, durissima, diciamolo pure, a Ovada contro il Red Basket domenica alle 18, mentre Spezia sempre domenica alle 18:30 ospita il Granarolo. A Ovada sarà dura per tutti, penso che sarà molto dura anche per Spezia, e sicuramente è una partita complicata, per diciamo, usare un eufemismo. Che continuo la mia tradizione di grossa sfortuna con i calendari, i miei inizi sono sempre regolarmente difficilissimi. Spezia la prima e Ovada la terza, non è male. Ovada, anche questa è una squadra con grande esperienza in due o tre elementi e che si è rinforzata secondo me nella maniera giusta. Ha perso Baggioli, che era un playmaker obiettivamente di altra categoria, e ha comunque preso Fabio Rossi, che è un signor giocatore, e si è rinforzata con Prandi sotto canestro, quindi che è un rinforzo di lusso, sì. Obiettivamente fisicamente per noi sarà già una bella sfida, una squadra costruita con caratteristiche completamente opposte alle nostre. Se riusciamo a correre e a fare del casino, detto fuori dai denti, possiamo sicuramente metterli in difficoltà. Se accettiamo il loro ritmo e cerchiamo di giocare a metà campo con loro... Sì, contro la difesa schierata per voi si fa veramente dura. Ecco, ho visto anche Brignoli, l'allenatore... Dell'Ovada in tribuna a spiarci, quindi. Questo tutto sommato però può essere anche, diciamolo, un onore, sì, no? Esatto, ecco, esatto. Certo, capita le prime giornate di campionato che quando uno può cerca di andare a vedere le prossime avversarie perché magari le conosce meno, anche se voi avete cambiato poco, quindi poi tutto sommato, sì, esatto. Però insomma vi sono venuti a spiare, di solito spetta, è un onore di solito questo.
Veniamo alla C nazionale, il girone A. Qui siamo già giunti alla quarta giornata, il campionato che vede protagonista il Sestri Levante. Vediamo tutti i risultati. Il Sestri purtroppo sfortunato, ha perso di un punto in casa con la capolista, ma vediamo appunto tutti i risultati. Di Misura vince in trasferta Alessandria 79-76 su Ro. Loano espugna 76-67 il campo del Crocetta Torino, quindi seconda vittoria per i savonesi. Vince Sarzana 71-70 su Novara, questa è la seconda vittoria per la formazione neopromossa di Michele Bertieri. Domodossola sul filo di lana piega il Sestri Levante 63-62, prima sconfitta interna per i ragazzi di Marco Mori. 83-63, netta vittoria di Savigliano su Cantù, quindi cade una delle squadre che era ancora imbattuta, vale a dire Cantù. Rimangono imbattute Domodossola e Tortona che ha vinto 65-46 su Follo, ancora fermo a 0 punti. Trecate perde in casa con Mortara 64-47 per Mortara, prossima avversaria del Sestri. E poi Pavia che batte Biella 72-62. Andiamo a vedere la classifica di questo campione, di questo girone. A punteggio pieno rimangono Tortona e Domodossola con 8 punti, a 6 punti Mortara, Cantù, Pavia, a 4 Biella, Sarzana, Loano, Savigliano, Alessandria, Novara e Sestri Levante, 2 punti per Ro, ancora fermi a 0, Follo, Trecate e Torino.